E finisce con questo bel tramonto sullo U-Power Stadium questo pomeriggio. Monza che batte l'Empoli per 2-1. Monza che ritorna alla vittoria dopo gli ultimi due stop contro Milan e quello molto pesante contro la Salernitana, ma soprattutto, a proposito di U-Power Stadium, Monza che trova la sua prima vittoria nel 2023 in questo stadio. Ed è strano pensare che sia arrivata solo oggi, 4 marzo, dopo comunque un bellissimo percorso anche nel nuovo anno per il Monza di Raffaele Palladino. E da chi arriva questa prima vittoria? Chi se non Armando Izzo, il guerriero, l'uomo simbolo di questo Monza e anche oggi uno dei migliori. Finalmente è arrivato anche per lui il primo gol, tra l'altro con la maglia del Monza, a incorniciare un pomeriggio veramente bello, un pomeriggio di calcio, perché la partita a mio avviso è stata una delle migliori sia a livello di come ha giocato il Monza ma anche come si è posto l'Empoli in campo di tutto il campionato. Due squadre moderne, giovani, con due allenatori giovani con tante belle idee, ed è stata di fatto una partita equilibrata. Oggi forse mi sento di dire che il risultato più giusto sarebbe anche stato il pareggio, per ciò che ha mostrato anche l'Empoli con i suoi giocatori Brevilinei, i Baldanzi, Parisi, Akpakpro, che hanno veramente messo in difficoltà la retroguardia del Monza, che però ha retto e anzi riesce a portare a casa il bottino pieno, un bottino pieno che permette al Monza di arrivare a quota 32 in classifica. E pensiamo che l'anno scorso la Salernitana si salvò con 31 punti in questo campionato di Serie A. Non dico che il discorso salvezza ormai è chiuso, però oggi il Monza guadagna una bella fetta anche sotto questo punto di vista in uno scontro diretto come quello contro l'Empoli. Una prestazione comunque positiva per la maggior parte dei giocatori, forse un po' meno bene Birindelli, che è stato anche sostituito. Carlos Augusto non è ancora entrato al pieno della sua forma. E invece, venendo invece alle note positive, beh, tre nomi su tutti: Patrick Ciurria, autore del gol dell'1-0 del Monza, Armando Izzo, lo abbiamo detto, autore del gol del 2-1, ma un giocatore che mi sento di dover citare, anche se non ha segnato, è Andrea Petagna. Che partita ha fatto Andrea Petagna? Che giocatore ritrovato è Andrea Petagna? Che serve un assist al bacio di tacco per Patrick Ciurria in occasione dell'1-0, non sbaglia praticamente nulla di tutti i palloni che gli sono stati concessi, e forse lui si merita la palma di migliore in campo. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ovviamente in generale, ragazzi, è stato un pomeriggio di festa, anche lo stesso gol di Armando Izzo che finalmente tutti aspettavano, tra l'altro è anche il suo compleanno proprio l'altro ieri, quindi un bel regalo di compleanno. Tutto si chiude alla perfezione, come vi dicevo, mi raccomando, fatemi sapere la vostra nei commenti e ditemi un migliore in campo. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e sempre forza Monza!